Ciao ragazze, allora oggi nuovo make-up, ispirato appunto a San Valentino, alla giornata di San Valentino. Allora, questo make-up è in collaborazione con il gruppo Facebook, mega collaborazione di Chiara e di Pamela. Siamo tante ragazze, quindi vi lascio i link qui sotto nell'info box per andare a vedere anche i video delle altre. Allora, io vi propongo un make-up molto molto semplice, come al solito. Come potete vedere, ho già fatto la mia base. Sto applicando ora questo ombrettino in crema della Pupa, che è il Cream Eyeshadow Vamp nella colorazione 600 Purple, Purple, sì. È questo grigio viola, grigio, sì, grigio prugna, molto molto luminoso. Ora prendo questo ombrettino in polvere, appunto, come potete vedere, della Shaga, e vado a picchiettarlo con questo pennellino solo sulla parte iniziale dell'occhio, quindi arrivo fino a metà e mi fermo. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Prendo ora questo marroncino che è il faint della Naked Basics, scusate, e lo vado a portare nella piega dell'occhio per appunto sfumare un po' entrambe le colorazioni, per non creare appunto, per non lasciare anzi nessun tipo di distacco, e vado a perfezionare un attimo il make-up, quindi ripasso un attimo il prodotto in crema, quindi il prodotto, l'ombretto di Pupa, e sfumo con il faint della Naked. Prendo con questo pennellino a spugnetta, in questo caso Venus, e lo vado a portare nell'angolo interno per illuminare appunto nell'angolo interno dell'occhio. Prendo di nuovo Faint, sempre della Naked Basics, e vado a portarlo nella rima ciliare inferiore, bordo esterno, per appunto dare un po' di colore. Prendo questa matita nera che è quella di Avon e la vado a portare nella rima ciliare interna dell'occhio superiore. E questa matita bianca, sempre di Wycon, nella rima ciliare inferiore interna. Vado a fare un mix di questi due mascara di Avon. Questo qua che sto mettendo in questo momento sulle ciglia inferiori è un marrone, quindi un mascara marrone. E sulle ciglia superiori vado a mettere il Super Shock, sempre di Avon. Faccio un'abbondante passata. A questo punto il make-up occhi è terminato e passiamo alle labbra. Prendo questa matita di Debby, la numero 6, una matita labbra semplicissima, e vado a tracciare il contorno delle labbra per prepararle appunto al rossetto che andrò a mettere fra poco, che non è nient'altro che il numero 05 della linea nude di Essence, che è il Cool Nude. Questo rossetto mi piace tantissimo. Bene ragazze, come potete vedere, questo è tutto, tutto super semplicissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.